Non sembra più il quartiere di Rigopiano, che ha trovato negli anni sempre un posto nelle pagine di cronaca di Pescara. Oggi le cinque palazzine Ater si presentano con balconi colorati e facciate che non restituiscono affatto l'immagine del degrado. 2.700.000 euro il primo intervento finanziato con il superbonus, altri 400.000 euro recuperati sempre attraverso la Regione Abruzzo sono serviti a rivalorizzare 20 alloggi che oggi sono stati consegnati al Comune di Pescara. Un altro progetto vede coinvolto un gruppo di studenti della Facoltà di Architettura dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, coordinati dal professor Alberto Ulisse. Sono sette progetti che tra qualche settimana ci saranno consegnati e che noi utilizzeremo per richiedere un finanziamento FSC di circa 3 milioni di euro, sempre alla Regione Abruzzo. Quindi con queste tre tipologie di finanziamento noi andremo a risolvere questa situazione che, come diceva lei, sono anni e anni che era in queste condizioni pessime e quindi ridiamo vita a questo intero quartiere. Il presidente del Consiglio regionale ha invitato la stampa a mostrare qualche immagine di archivio del quartiere, come documentiamo in questo servizio. Avevamo promesso che avremmo trovato delle soluzioni anche innovative per far tornare queste residenze popolari a uno stato di decenza. Credo che il risultato sia davanti ai vostri occhi e tramite voi davanti ai cittadini di Pescara, che devono capire che oltre al risultato visivo c'è un grande risultato tecnico, perché questi palazzi sono stati messi tutti in efficientamento energetico, sfruttando le formule del 110 ed in sicurezza. Quindi dal cappotto termico agli impianti, agli infissi che sono anche evidenti. Io mi complimento con l'Ater di Pescara che dimostra come il pubblico applicato all'edilizia residenziale pubblica possa essere particolarmente efficiente. E oggi il comune di Pescara si riappropria di 20 alloggi. E lo fa con grande soddisfazione. Negli anni noi abbiamo fatto sì insieme che si potesse ridare decoro e dignità alle persone che vivono qui e all'intera città.